i nostri partner europei gentilmente, da parte loro, ci offrono le loro navi, sia di guerra che di guardia costiera, per prendere i profughi e scaricarli a Lampedusa. Perché che gentilezza da parte del resto d'Europa. Dovremmo magari anche inchinarci e dire grazie. Qui in Mare Nostrum a livello europeo non esiste. Esiste ancora un'operazione Frontex, i cui costi sociali sono completamente a carico dall'Italia. Forse E sarebbe mentre in meglio Europa informarsi un parla. po' meglio. Sì, anche lei dovrebbe Sì, informarsi un po' dovrebbe meglio. informarsi Sì, meglio per capire anche che sviluppi ha avuto Triton per arrivare fino al Mare Nostrum europeo. straordinari sviluppi. Infatti, dov'è che vengono scaricati i profughi? In Francia? E dov'è che vengono scaricati i profughi, onorevole Chiang? Mi dica, visto che l'ha informata, glielo dico io, vengono scaricati a Lampedusa o in Sicilia? Giusto? Vengono scaricati da altre parti? Guardi, No. Per cui io credo mentre che prima di. se io, guardi, Sì, io la ho lascio ascoltato. finire perché dopo Va, molto sì, gentile, sarebbe. Allora grazie. lasciamo Indenizzi, Veramente molto gentile. continui lei e poi facciamo intervenire No, sto l'onorevole dicendo Chiang. che è inutile che dica, per cui possono star lì a parlare quanto vogliono in Europa. La famosa relocation, ve la ricordate, partita a ottobre dell'anno scorso, in cui si diceva adesso 40.000, se non 60.000 profughi italiani verranno redistribuiti fra tutta l'Europa, e si attaccava la Lega perché, e in particolar modo Salvini, perché in Europa votò contro questo progetto dicendo è una stupidata, è una presa in giro. Bene, a distanza di più di 6 mesi, sa quanti profughi ci hanno gentilmente spostato dall'Italia per il resto d'Europa? 300, 300 su 60.000. Cioè il resto d'Europa ci sta facendo capire che praticamente, al di là dei grandi summit internazionali che fanno ogni mese, stanno lì, parlano, discutono, il problema è nostro, ce lo fa capire l'Austria, che non è governata da quei cattivi neolepenisti o amici di quel brutto e cattivo Salvini. Sa che il presidente, il premier austriaco, è un socialista, partito dall'onorevole Kyenge, ed è lui che sta costruendo il muro. A Ventimiglia, coloro che Beh, per hanno forza, bloccato i non parla dei profughi. No, vostri, cioè, non parla dei è suoi, che vostro. continuano con questa Ah, politica dei colpa no, muri cioè, che è quindi, ecco, assolutamente adesso. vergognosa. Ah, quindi il problema è che un Assolutamente vergognosa. socialista Io austriaco lo lo fa per condanno, è che noi Salvini. l'abbiamo condannato il nostro, ma il problema è Complimenti. voi, cosa avete fatto con i vostri? Non stiamo governando, onorevole Kyenge, si ricordi Siete che al non stiamo, governo in state tantissimi altri governando voi. paesi e forse sarebbe Stiate, giusto dove cominciare a governa? pronunciarsi per dire è giusto quello che stanno Dove state facendo? governando voi? Olanda, quando ha chiuso la frontiera francese, se lo ricorda? A Perché siamo 20.000 l'ha anche in chiusa Ungheria, vero? Olanda. Siamo anche in Ungheria. Come? No, io Siamo sono anche in in Ungheria. Ungheria. Voi governate in Europa, siete Siamo voi che anche. governate in Ma di Europa. cosa stiamo Kyenge. parlando? I popolari Ok, sono bene. No, io prendo atto, il guardi, primo gruppo onorevole. politico al Bene, Parlamento europeo. prendo Cioè, atto ma che di lei non cosa sa stiamo parlare. parlando? Di cosa sta parlando lei? Però io vorrei parlare, se gentilmente lei, nella sua capacità democratica, mi lascia finire, visto che lei ha parlato, ha detto cose Ok, per me irricevibili, io non l'ho disturbata, la smette cortesemente, la ringrazio. Sto solo dicendo che le grandi famiglie europee, Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, che governano oggi l'Europa, non sono in grado di dare una risposta a questi problemi. E non è colpa di Salvini, della Le Pen o di quei brutti e cattivi neofascisti che ci sono in Europa, tutti quelli che. È colpa loro. Se siete incapaci di governare questo problema, ammettetelo e per cortesia smettetela di fare programmi, progetti, incontri, di dire alla gente adesso sistemiamo le cose, perché non ce la fate. E quello che diceva il vescovo di Lesbo, il vescovo greco, che chiedo scusa, è assolutamente vero, perché mentre voi parlate, il costo sociale di tutte queste questioni qua, sa chi lo subisce? Il cittadino, quello che si trova chiuso in casa sua. Ecco, e concludo con questo esempio. A me va benissimo che 12 profughi siriani vengano accolti in Vaticano, ma lei sa che ci sono frazioni, faccio l'esempio di Bergamo, frazioni di 100 abitanti che per 2 anni, Lizzola, per 2 anni hanno ospitato 150 profughi, 150, chiedo scusa, non profughi, clandestini, li hanno ospitati per 2 anni, per cui il costo sociale sappiamo perfettamente a cosa ammonta, non c'è bisogno che adesso il Papa dica bisogna essere accoglienti, siamo stati accoglienti in tutti i modi possibili e immaginabili, adesso è ora di dire basta, è ora di piantarla, di prendere in giro i cittadini, non dico europei, perché il resto degli Stati europei si fa gli affari propri, come è giusto che l'Italia cominci a pensare ai propri interessi, ai propri interessi.